in occasione della settimana della cultura d'impresa la Fondazione Gianfranco Fedigroni Istocarta ha proiettato un cortometraggio inedito, protagonista, manco a dirlo, la carta. Il servizio di Anna Francesca Mezzina. Salto indietro nel tempo tra carta, cartiere e cartai della Fabriano degli anni 50. È il cortometraggio tratto da una pellicola del 1951 dal titolo Questi poveri stracci, gelosamente conservata nell'archivio delle cartiere emiliani e recentemente digitalizzata. Un documentario in questi giorni protagonista dell'apertura straordinaria dell'archivio al pubblico. Qui vediamo centinaia di strumenti e di documenti esposti, addirittura uno risalente al 1782, l'anno della fondazione della cartiera, però quest'anno c'è una novità, che è questo filmato. Sì, la novità quest'anno è che la settimana della cultura d'impresa è dedicata all'impresa va in scena e per questo noi come Fondazione Gianfranco Fedigroni Istocarta abbiamo deciso di proiettare un video inedito che noi conserviamo all'interno del fondo fototeca videoteca. Che si chiama? Che si chiama Questi poveri stracci, perché tutto parte da quella che è la materia prima per poter creare un foglio di carta, cioè gli stracci. Tanto che io qua ho voluto esporre alcuni documenti che raccontano questa parte della produzione della carta. Gli stracci venivano selezionati e poi attraverso degli strumenti appositi come la pila idraulica a maglie multipli, che è una delle invenzioni fabrianesi, venivano disgregati, quindi venivano sfilacciati. Ed è nell'impasto di acqua e fibre che il lavorente immergeva la forma o modulo. Colui che crea il foglio di carta si chiama lavorente, cioè è colui appunto che immerge la forma all'interno di un tino, una vasca, dove si trova un composto di acqua e fibre che si vanno con questo movimento a depositare sulla superficie della forma. A questo punto il lavorente porgeva la forma a un suo collega, il ponitore. Che è colui che, diciamo, trasferisce il foglio dalla tela metallica al feltro, un feltro di lana che serve a distaccare il foglio di carta. Quindi il ponitore prende la forma al contrario e la spinge su un tavolo chiamato a schiena d'asino, dove si trova un feltro e quindi il foglio si distacca dalla tela metallica e si va ad attaccare sul feltro. Una lavorazione lunga e complessa, attualmente svolta solo in rare occasioni. Per esempio noi come Fondazione Fedigroni Istocarta abbiamo realizzata una per in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Qui abbiamo dei documenti che risalgono addirittura all'inizio dell'Ottocento. Erano un po' le fotocopie dell'epoca. Diciamo di sì, sono i copialettere, sono dei registri in cui venivano riportate le lettere in uscita dalle cartiere emiliane. Quindi ci sono anche dei destinatari illustri? Assolutamente sì, per esempio Monaldo Leopardi, che scrive a Miliani, richiede della carta rigata, ma non solo, anche Canova, Rosa Spina, Bodoni, tutti personaggi comunque illustri della storia italiana ed internazionale e che chiaramente danno ancor più importanza alla carta fabrianese.